stiamo a percorrere le vie di questo luogo. L'esperienza del camminare insieme ci edifichi nella carità fraterna e ci aiuti a riscoprire sempre più la nostra vita come un pellegrinaggio. La vita come un pellegrinaggio, dice Monsignor Valentinetti, ma il pellegrinaggio è duro anche se visto da lontano, per esempio dalla chiesa della Madonna della Neve a Monte Silvano Colle. In Iran, per esempio, non c'è la guerra, ma... Giovani che ora stanno protestando nelle strade contro la dittatura con i loro corpi e le loro vite. Sì, fede nell'innocenza e nell'oppressione dei miei fratelli e sorelle che non ho mai considerato morti. Lei si chiama Shahed Sholeh, è iraniana, sta qui da parecchio, ha due splendidi figli, ma il cuore è laggiù, dove era casa sua. Come sta andando adesso in Iran? Allora, le cose stanno andando ugualmente. Noi dal primo giorno abbiamo denunciato la paura per i prigionieri politici. Già sono minimo 30.000 prigionieri politici, che circa, va bene, 3 sono stati già ammazzati. Ci sono anche altri prigionieri ammazzati che non sono stati denunciati. In mese di gennaio, se non mi sbaglio, 30 condanne a morte sono stati eseguiti, non semplicemente di manifestanti ma i prigionieri. La comunità europea non ha perso ancora speranza, non ha fiducia sul rovesciamento del regime, e questo ci dà veramente preoccupazione, che comunità europea deve ascoltare il popolo invece di pensare ancora di andare avanti con il regime.